Ci ritroviamo ancora una volta sul Sagrato di Santa Maria delle Grazie per vivere insieme questo momento ormai tradizionale di benedizione del presepe e di accensione del grande albero. Gesù mio, io vi amo con tutti i cuori, vi raccomando ancora a tutti voi. Riflettiamo su questo aspetto. Il Signore Gesù è nato nella periferia di Betlemme. E allora facciamo in modo che il Signore Gesù possa entrare nelle periferie del nostro cuore, dove probabilmente risiedono le nostre amarezze, le nostre ansie, le nostre preoccupazioni, le nostre tristezze, perché dobbiamo essere certi che lì dove entra il Signore tutto può cambiare. Lì dove entra il Signore Gesù le tenebre diventano luce, la tristezza diventa gioia, l'amarezza diventa dolcezza. Facciamo questo proposito e lo facciamo accogliendo anche le parole del Santo Padre che il 1° dicembre scorso a Greccio, dove è nato il presepe, potremmo dire, ha firmato la lettera apostolica Admirabile Signum. Dice il Santo Padre: con questa lettera vorrei sostenere la bella tradizione delle nostre famiglie che nei giorni precedenti il Natale preparano il presepe, come pure la consuetudine di allestirlo nei luoghi di lavoro, nelle scuole, negli ospedali, nelle carceri, nelle piazze. È davvero un esercizio di fantasia creativa che impiega i materiali più disparati per dare vita a piccoli capolavori di bellezza. Mi auguro che questa pratica non venga mai meno. Anzi, spero che laddove fosse caduta in disuso possa essere riscoperta e rivitalizzata.